Dio di V e di Rete Sole, buonasera, benvenuto a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi. Indovinate un po' che ha fatto la Ternana? Ha pareggiato, strano, non pareggia mai, stavolta però, voglio dire, in rimonta contro la capolista Parma, non è certo quella mare in bocca che ci hanno lasciato il derby e la trasferta di Pescara, però l'acqua è poca, no? Ossia scarseggia, la papera non galleggia, sempre penultimi siamo, sempre la media di un punto a partita viaggiamo, chiaramente lo accogliamo con favore questo pareggio con la capolista in rimonta, ripeto, non rimontati questa volta, però le partite diminuiscono, i punti pure. Va bene, ne parleremo come di consueto con gli ospiti di questa sera, che sono Gigi Magnini, buonasera, buonasera, e quello scienziato, scienziati tutti e tre, scienziato capiscione che non sa leggere le partite, di Gianni Giardinieri. Siamo in tre. Perché io le so leggere? Giusto. No, vedi? Però tu ascolti, tu guardi le figure più che altro. No, io faccio la chiamata di correo. Lui le legge, lui guarda le figure, io dirigo il pollaio. Vabbè, buonasera Gianni. Buonasera. Allora, dicevamo, settimo pareggio consecutivo della Ternana, questa volta contro la capolista Parma. La partita dai due volti, una Ternana in grossa difficoltà per quasi la totalità del primo tempo, poi c'è stato un cambio tattico da parte di mister Pocheschi. La partita è un po' cambiata, la Ternana ha preso coraggio, ha cominciato ad attaccare, a giocare come ci aveva fatto vedere anche in altre occasioni, ha trovato alla fine il pareggio, poi la partita è stata tatticamente discutibile, ma non la lascio allo scienziato dopo l'analisi, perché non sia mai che dopo mi prendo anch'io dell'incapace a leggere le partite. Il che è un vanto? Il che è un vanto, vabbè, lasciamo perdere, non facciamo polemica prima del tempo, perché la faremo dopo con un titolo ad hoc. E niente, alla fine è uscito un altro pareggio. Gigi, il tuo editoriale? Beh, allora, hai detto già molto tu e bene, devo dire, stranamente. Strano, anch'io. Però no, è vero, hai introdotto molto bene. Guardo le figure anch'io. Il tema della partita, perché abbiamo giocato molto male fino al 35esimo. Mi pare che ci fosse una sola squadra in campo. Poi che è successo? Vuoi per la sostituzione di Bombaggi, vuoi perché Bombaggi sembrava in quel momento veramente in difficoltà. E vuoi perché forse c'è stata anche una modifica tattica, no? Finotto probabilmente spingeva di più, la squadra si è disposta diversamente in campo. Che è successo? Che la Ternana da quel momento ha cominciato a giocare. Già negli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo cominciato a giocare, io direi, alla pari. Nella ripresa, pur con qualche difficoltà, perché il Parma secondo me spesso e in larghe fasi di gioco ci ha dimostrato di essere superiore, la Ternana però ha giocato con molta generosità, ha spinto con generosità come fa spesso quando si trova in svantaggio. Ha segnato anche un bel gol Tremolara, che è probabilmente il nostro miglior giocatore. Sull'1-1 potevamo segnare noi, potevano segnare anche loro, devo dire. Infatti. Alla fine, come dicevi te, e ripeto, la tua introduzione è stata perfetta, e devo dire, non è un pareggio senza rimpianti stavolta, anche se no. Certo, se si vince è sempre meglio, magari una volta si potrebbe anche vincere rubacchiando, purtroppo non è stato neanche questo il caso. Però non è certo la situazione che è successa con il Perugia, quando ci hanno pareggiato immeritatamente negli ultimi minuti, e con il Pescara, quando secondo me, rimanendo in 11 contro 10, il Pescara non avrebbe mai recuperato. Tra l'altro stiamo parlando di Perugia e Pescara, due squadre secondo me in questo momento molto più deboli. Si è visto il Pescara a Cesena quello che è successo, il Perugia continua a prendere punti segnando all'ultimo minuto, però insomma era una squadra alla nostra portata, la Ternana avrebbe potuto vincerle entrambe, e quelle due partite fanno la differenza al momento, perché siamo a 18, la classifica poi dopo ne parleremo, comincia un attimo a delinearsi, non dico che ci preoccupa, però insomma siamo a 18. No, non sei preoccupato. Sì, no, ci preoccupa all'inizio del campionato, però dico, ancora ci sono tutte le possibilità di recuperare, resta il fatto che ci sono quattro squadre leggermente distaccate. E per quanto riguarda ancora la partita, devo dire che la nostra squadra forse sta dimostrando, partita dopo partita, di acquisire un equilibrio tattico migliore, perché soffre in alcune fasi di gioco ma riesce a reagire. Non è probabilmente la squadra arrembante delle prime partite, che però in difesa che poi è strano, perché in modo clamoroso, e poi secondo me, che poi dopo ne parliamo, no? Sul gol dopo li guardiamo con attenzione i gol. Dicevo, secondo me prende sempre più valore la tesi che sostenevi la settimana scorsa, che questa squadra destinata ad attaccare, perché se si deve difendere, questo senz'altro, palesa delle difficoltà estreme. La migliore difesa noi riusciamo a farla nella metà campo avversaria, quando riusciamo ad aggredire gli avversari, a tenere praticamente la palla lontana dalla nostra.
perché la nostra difesa, insomma, sta denotando, al di là dello schieramento tattico, al di là di Pogesci, che ripeto, quando allena è molto più bravo di quando parla, probabilmente ci sono anche dei limiti tecnici, ma non solo la difesa. A gennaio, tre giocatori. Per noi possono dire quello che gli pare, il concetto rimane quello, squadra modesta da rinforzare assolutamente, da sostenere assolutamente, come abbiamo sempre detto e sempre fatto, soprattutto non accettiamo lezioni da questo punto di vista. Chi ci vede allo stadio lo sa. E poi chi vivrà vedrà. Senta, scienziato, io prendo le distanze quando uno si dimostra palesemente così inadeguato, ti spacciavano per tattico, insomma, abbiamo scoperto che non capisci niente di pallone, ti facciamo parlare, ormai abbiamo il contratto, quelle sette pacchetti di noccioline te l'abbiamo dati, allora fa un commentino e una lettura, vero, per quello che vale, vero, cioè, della partita, vediamo un po'. Parlè. Quando non ci hai capito niente anche stavolta, vediamo. Ma quindi dopo che ci dovrebbe intervenire al telefono? Ah, quando, peccato che siamo in differita, stiamo registrando, la prossima volta l'avvisiamo. Ma venisse Mister Pogesci, ma perché non viene ospite una volta? Ci dà una lezione di calcio e di vita una volta per tutte, sa che ride, dai. Allora, il mister... Ne usciremo illuminati. In questa partita, questa partita Ternana-Parma, 1-1, siamo partiti con un altro modulo diverso rispetto, diciamo, alle ultime partite, 4-3-1-2, abbiamo già fatto altre volte, però venivamo dal 3-3-3-1. Il Parma col 4-3-3, la novità sostanziale che abbiamo, diciamo, sottolineato, che sottolineiamo del Parma, è che era un 4-3-3 un po' sporco, perché Insigne tendeva spesso ad accentrarsi, mentre invece Di Gaudio giocava sulla linea. Gagliolo sulla catena di sinistra era bloccato su Montalto, Mazzocchi invece spingeva, era, diciamo, l'esterno destro basso di spinta. Interessante era, ma questo ce l'hanno fatto tante squadre, il movimento di Baraglie, che stava spesso sulla linea di Paolucci, lo disturbava, infatti Paolucci non a caso fino al cambio al 4-2-3-1 ha giocato male, secondo me ha perso la palla del gol, poi lo vedremo anche. Baraglie era fortemente sulle sue linee di passaggio e ci ha dato parecchio fastidio. Vidiello, la mossa di inserire Vidiello su Di Gaudio, certo non è stata felice, perché nei primi 35 minuti Di Gaudio ha fatto un po' fuoco e fiamme, giocatore velocissimo, lo conosciamo da quando a Carpi lo scorso anno ha trascinato praticamente la squadra di Castori, la trascinò fino alla finalissima per la Serie A. E poi c'è da sottolineare l'aiuto di Bombaggi, che in una partita delicata come questa, certo dopo quasi un anno penso di inattività ufficiale dai campi del gioco, si è ritrovato gettato nella mischia e ha fatto un po' quello che poteva. Con la capolista. Ecco, la partita, quindi i primi 30-35 minuti dominio del Parma, che sicuramente ci ha messo sotto, e poi però c'è stato il cambio e qui bisogna dire che il mister... ha fatto bene. Non è che lo dici perché dopo c'ha paura che te... No, lo dico perché io tante volte ho detto quando è stato giusto. No, ma quello non conta. Conta solo quando parli male. Il cambio è stato che al 36esimo. Infatti, perché. Però sembra che uno lo dica. Poi la maggior parte delle volte ne parliamo bene. Il cambio è stato fino a 8 per Bombaggi. Ho chiesto a Alessio di mettere questa nuova grafica ABC, perché secondo me sono stati i tre duelli che hanno determinato poi la svolta della partita. Il cambio è stato giusto perché prima Paolucci è andato fuori dalla marcatura di Baraglie, quello che ho detto prima, e è stato per tutto il primo tempo spostato sul centro-sinistra, lui invece gioca sul centro-destra. Questa è stata un'altra mossa giusta, perché andava sulle giocate di Dezzi, che era entrato nel frattempo per l'infortunio di Munari. Dezzi è un giocatore bravissimo, per me è il miglior centrocampista della Serie B. Infatti, però, secondo me con l'infortunio ci hanno guadagnato. Sì, però Dezzi non è un marcatore, no, quindi Paolucci, certo, ha avuto molto più possibilità di manovra. La seconda area strategica è sulla quale il mister ha fatto anche qui una bella mossa, è stata l'inserimento di Finotto, perché Finotto ha tenuto Gagliolo ancora più basso di come stava giocando e gli ha impedito di andare a fare la superiorità con Di Gaudio in mezzo. E Angiulli, terza mossa, giocando a due in mezzo, tenendolo Finotto lontano Gagliolo, poteva dare una mano a Vidiello sulla traccia di Di Gaudio. Questo ci ha permesso di fare un ottimo finale di primo tempo e anche un bel secondo tempo. Nel secondo tempo Paolucci però
Nel 4-2-3-1 è stato rispostato a destra, Ian Giulli è a sinistra. Questo ci ha un po' penalizzato perché andava a giocare sulla linea di Scavone, che invece, a differenza di Dezzi, è un vero e proprio mediano, e quindi è stato un po' più marcato. L'ultima grafica, un nuovo cambio modulo nel secondo tempo, una volta, ecco, ci arriviamo, il 25esimo al secondo tempo, è entrato Tiscione per Pirlo. Detto che prima di questa, perché se no dice, se no, se eri bravo, se eri bravo te lasciavo in pace. Ci può telefonare? C'è da lì, Carretta e Finotto si sono scambiati spesso la posizione degli esterni, no? Perché se no non le vediamo queste cose, invece abbiamo visto. Mi pare che l'ha messo in grafica, cosa, sì. Non l'ho sottolineato. La nostra modestia l'abbiamo La nostra modestia ancora me ce fanno l'occhio, come si dice. E poi ecco, l'altra... Zomaro, quindi non aveva il senso di sì. Ti ricordi quando appellavamo Breda con... quattro zampe e una coda, allora sarò io quattro zampe. Tu sei, no, perché non so se sono, c'è la grafica, mi riferisco al nostro scienziato che non legge le partite, Somaro, ecco. Andiamo avanti. Poi mi fai fare la guerra contro Povesci, che invece io tante volte non ho parlato bene. Al 25esimo e secondo tempo... non conta. Conta solo quando ne vogliamo. Tiscione per Vitiello, quindi 3-2-3-2 in possesso. Ah, non di no 3-3-4. No, secondo me abbiamo fatto un 3-2-3-2, no, però che diventava un 3-4-1-2 in non possesso, perché Carretta e Tiscione scalavano sulla linea centrocampisti e quindi giocavamo sostanzialmente così. Ma tu vai sui giornali, leggi 3-3-4, dopo io noi diciamo 3-2-3-2, cioè questi non capiscono niente, no? Come soldi. Certo. No, in realtà era un 3. Uno dei due non capisce. Era un 3-4-1-2 in non possesso. Uno dei due non capisce, noi abbiamo lo scienziato, per cui boh. E poi praticamente la partita è terminata così, diciamo un punto. Io vorrei vedere i gol a questo punto, almeno commentiamo anche quelli. Settimo pareggio consecutivo, abbiamo meritato. L'abbiamo detto. Allora, gol del Parma, ferma subito l'azione, ferma. Dici un po', scienziato. Scienziato, allora qui si vede, a parte la pressione su Paolucci e il raddoppio, ma si vede la posizione di Gasparetto, che è completamente fuori dalla linea difensori, perché gioca da libero, è 15 metri dietro a Valiant e a Vitiello e almeno 10 metri da Baraglia. Non sei accorto camminare, vedi che non sei sul fuoco. Quando si sviluppa l'azione, leggermente vedi che Baraglia, guarda la posizione di Baraglia tra Vitiello e Valiant. Allora, qui si butta fuori la palla. Allora, la posizione sbagliata di Gasparetto, perché se Gasparetto fosse stato sulla linea di Valiant, certo, e sulla linea di Vitiello, avrebbe chiuso subito l'imbucata per Di Gaudio. Un'altra cosa, oppure poteva tentare ferma, un'altra cosa, vedi, Vitiello offre il passaggio a Paolucci, esatto, e chiaramente questo pure lo porta un po' fuori posizione, perché poi tarda invece a rientrare quando Paolucci si incapolisce nel dribbling. Andiamo avanti. Qui dovrebbe già rientrare, perché pure butta la palla fuori. Si è capito, una via più. E poi continua a scappare Gasparetto. Sì, quello è l'errore grave. Continua a scappare verso la porta, invece di andare a cercare e poi tergiversare. Comunque la posizione iniziale è sbagliata. Poi questo fa un gran gol. Sì, bisogna dirlo, perché questo fa un gran gol, però l'errore di Gasparetto c'è. Non si può avere prima di posizione. Allora, l'errore di Gasparetto è il più evidente: c'è quello di Paolucci che perde palla, c'è quello di Vitiello che non ritorna in posizione quando vede che Paolucci non gliela può più dare. Però non abbiamo visto niente noi. No. Però aggiungo questa una cosa: scusa Henry, l'errore di Paolucci ci può stare, perché perde palla è un errore. Vitiello lì ha provato a suggerire, poi non ha fatto a tempo. Gasparetto resta prima 15 metri indietro, ma poi ha la possibilità di rimediare, perché in quel caso Di Gaudio si allunga la palla. È chiaro che se lo affronti la differenza di passo lì ti penalizza, però doveva uscire, gli faceva fallo al limite, no? Uscire, chiudergli un attimo lo specchio e poi magari tergiversare. In quel modo l'avrebbe infastidito, invece così, ma diciamo che... Ma sai, lì poi dopo è stato bravo Di Gaudio, se fosse stato in linea, magari il mister può dire no, scappa oppure va all'incontro, ma è proprio questa posizione che lo non va bene. Non può stare 15 metri dietro agli altri due compagni di reparto e lasciare tutto quello spazio, quel vuoto incredibile. Diciamo, lascia anche troppo spazio a Baraglia. Ha detto bene lo Sabio Antonio Enrico, cioè sembra quasi libero di 30 anni fa. Io guardo le figure, no? Questa è una invece deve stare in movimento, stanno fermi, se leggi una figura, che volta ci indoviniamo, quello è un libero. Va bene. Vediamo quello della Ternana pure di gol, già che ci siamo. Allora,
Questa è l'azione di Tiscione che si va. Sembra la palla persa, no? Eh sì, si va abbastanza a infognare sul fondo, butta dentro il pallone come viene, viene. Qui è anche Parma, so sommari perché lascia. Vabbè, però fa la gran giocata. Completamente libero, Tremolata, che poi fa un bellissimo tiro col a giro. Suo piede non, non preferito. E Dezzi, come ho detto prima, che non è certamente uno bravo in marcatura, si perde il lavoro del gol, Tremolata. Se tu vedi la posizione, mi pare che sia proprio lui. Se vedi la posizione è bene, no? È che sono i nostri, non ho capito. Ah. Beh, completamente, è da sempre solo. Sì, esatto. Dall'inizio. La difesa del Parma è. Questo per dire che gli errori non li fanno tutti gli errori. No, perché noi tante volte, no, scusa, Enrico, perché sennò la gente si aspetta da noi anche altre. Allora, perché noi continuiamo a dire che la Ternana purtroppo gioca bene, avrebbe da se non avessimo fatto gli errori dei singoli. Perché poi andiamo a vedere i gol che prendiamo. Però ecco, vedi, questa è l'occasione, vedendo questo gol. E rendiamo conto che anche noi quando facciamo gol gli altri, come, perché sennò il gol non si prende. Certo. Questo per dire, e torno sempre al refrain ormai classico, che la Ternana ha 18 punti, forse anche per qualche episodio sfortunato, per carità, perché diciamo che nel complesso non siamo stati fortunati, ma perché nel complesso è una squadra che ha le sue carenze gravi, sia in fase difensiva quando prende gol come questo di Claudio, bravissimo di Claudio, noi non, no, ecco, questo tanto per far vedere come sempre. Però poi dopo noi, anche in fase offensiva, qualche volta non riesce a approfittare degli errori avversari come fanno loro, perché il Di Gaudio noi non ce l'abbiamo. Quello è vero che la difesa come no, io vorrei sottolineare, no, in questa, scusa, aspetta, prima di far partire il video. Allora, visto che quello a corroborare quello che hai appena detto, ti dico che abbiamo avuto due occasioni, una con Montalto e una con Finotto, che sono esattamente la rappresentazione di quello che hai appena detto. Con Montalto che interviene con un attimo di ritardo. E Finotto che non stoppa la palla. E Finotto che non stoppa la palla. Tutte e due in aria, tutte e due potenziali occasioni da gol che non abbiamo sfruttato. Quindi io torno al solito discorso, servono i rinforzi a gennaio, lo dirò fino a che non li comprano. Anche dopo, anche a febbraio. Ma possono anche non comprare, non so se ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, perché non è detto che. Allora, qui siccome c'è stato detto pure che noi sbagliamo a dire che difendiamo male sui calci piazzati, guardate questo 2 come salta, Gagliano. Marcato da nessuno. Poi qui Vidiello salva l'intervento, poi cade. Qui Vidiello, poi Plizzari salva la seconda volta. Come al solito. Poi qui c'è un po' di Holiday on Ice in cui cascano tutti, qui si salva, guardate Favalli, ok, Montalto finora ha guardato spettatore non pagante e qui ci è andata bene. Poi ha fatto un'altra, due belle parate Plizzari, una su Dezzi, una su un colpo di destra avvicinato proprio nel finale, a fronte di una Ternana che nel secondo tempo invece ha prodotto, a parte il gol, quelle due occasioni sfumate ma che non si sono, vabbè, via, dai, con un tiro è stata paradossalmente più pericolosa al primo tempo. Stavolta il pareggio, sì, stavolta il pareggio ci soddisfa, via, soddisfa perché hai preso con la prima classifica in rimonta, perché all'ultimo minuto due ho temuto che subissimo l'ennesima beffa anche questa volta. Va bene, io direi facciamo una pausa, rientriamo con le pagelle, così liquidiamo definitivamente questo match e poi passiamo ad altri argomenti più divertenti. Pausa! Mi dispiace. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. Nuovo Renault Captur, take the alternative road. Gamma Captur, fino a 4.500 euro di vantaggi. Scoprili tutti in concessionaria. Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion.
Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Allora, eccoci tornati in studio. Come promesso, andiamo a vedere le pagelle di Ternana Parma. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, Plizzari 7,53, Vitiello 5,36, Favalli 5,29, Gasparetto 5,51, Valiant 6,53. Mi sembra un po' ingeneroso il voto a Favalli, visto che è stato costretto a fare il centrale, una difesa a tre che non è esattamente il suo ruolo, anzi ha dimostrato... Perché è il difensore peggiore? No, dico, ma tu, scusa, sta cosa che noi a un certo punto abbiamo giocato con un esterno sinistro adattato a fare il centrale, una difesa a tre, ma non lo dici? Io ti dico... Guardaci un po' un bacchetto di nocciolini. Dei voti della difesa... Noto che è la seconda o terza partita di seguito e Plizzari è il giocatore del pacchetto difensivo perché prende più alto. Quindi evidentemente qualche problema ci sta, perché se no non prenderebbe 7,5, 8. No, però è strana sta cosa di Favalli, a parte gli scherzi, Ma che sì. Non lo merita proprio sto No, gol. Non lo merita. Cioè, diciamo che merita 7. Siamo lì. Però non è il peggiore della difesa. No, però sono contento no. del bel voto preso da Valiant, perché effettivamente si è vista una discreta prestazione. Che tutti sapevano, ma noi non capiamo niente, per cui che Valente deve giocare centrale non si può dire. È un centrale. Non si è mai, perché sennò sei uno scienziato capiscione. Federico Angiulli 6,25, Bombaggi 5,18, Paolucci 5,45, poi facciamo tutti gli altri. Io Angiulli per me da 7 in su, perché ha fatto una partita clamorosa. È merita di giocare. Su questo abbiamo già detto, ma ha fatto una partita clamorosa, sottolineata da tutti i giornali nazionali, non locali, perché quelli locali, se è capito, non capiscono niente, manco loro. E mi spiace che abbia preso questo voto, che è secondo pure... Pocheschi, perché magari sia chiaro qualcuno, se... sì, sufficiente, ma secondo me meritava molto di più. Dall'attacco Carretta 5,72, Tremolata 6,75, Montalto 5,94, Finotto 5,88, Tiscione 6,46. Sembra un po' troppo Tiscione perché ha fatto anche quelle... secondo me, anche però, Montalto, perché anche Montalto, anche secondo un me po' eccessivo. Giusto, Tremolata secondo me sono alti tutti meno però Montalto là davanti è vero che stavolta non è stato meno incisivo del solito. Però è uno che secondo me davanti ti fa comodo, ma come, ma sono quattro partite che Infantino apporta. Beh, anche perché l'alternativa non ce l'hai, Gigi, perché Badoro è in recupero. Quattro partite no, perché ha segnato a Pescara, no, sul rigore non mi pare, ma qualcuno ha detto questo. Ah, ecco, non lo so, no, perché ha fatto un gol sul rigore, io quattro volte me la sono rivista, dopo ne parliamo. Allenatore Sandro Pocheschi 5,95, chissà perché questo 0,5 non arriva alla sufficienza da che è dovuto. Forse dall'aver fatto esordire Bombaggi che non giocava. Beh, quella non è stata una cosa. L'anno scorso direttamente titolare contro la capolista, può darsi. Nicolò Baroni 6,15, un arbitro, no? Bravo, se l'è cavato. Quest'anno in generale, salvo alcune eccezioni, non è andata malissimo. No. Beh, io sul rigore come Aureliano. Beh, vabbè, lasciamo perdere. Ho detto salvo. Va bene, possiamo chiuderla qui con le pagelle e andare al prossimo titolo, perché tanto ci stiamo scherzando dall'inizio, ma non può passare sotto silenzio. No, questo non, francamente, ecco. Non può passare sotto silenzio quello che è andato in scena quando è giovedì. Venerdì. No, venerdì abbiamo giocato. Ah, già, giovedì, il giorno prima, hai ragione. Giovedì il ritorno di Pocheschi in conferenza stampa, che diciamo si è fatto leggermente notare per alcune dichiarazioni, come dice il titolo, contro la stampa locale di Terni, perché poi il locale di Perugia invece gli è piaciuta tanto la stampa, sono bravi, giustamente, sono bravi i tifosi, ma non perché non siano bravi, sono bravi tutti, meno i giornalisti brutti, puzzoni e cattivi, scienziati, capiscioni che non sanno leggere le partite, vergogna di giornalisti. Allora fammi dire, fai la faccia vergognata per favore, più vergognato di più, giù abbassa, no. chi ci vorrebbe trucco e parrucco, no, allora fammi dire due parole. Io penso che il mister
deve prendere atto di due cose. La prima è che sta allenando una squadra professionistica del secondo campionato di calcio più importante in Italia e molto più importante la Serie B di calcio italiana che la Serie A di volley o di basket, perché ecco, per bacino d'utenza, per spettatori e via scorrendo. Quindi lui deve capire che anche se il suo carattere lo porta a fare delle esternazioni anche violente nei confronti della stampa, però buona norma e buon comportamento, ma questo lo dico anche alla società, imporrebbe che quando arriva davanti a tutta la stampa, io tra l'altro non partecipo alle conferenze stampa, fosse perlomeno più diplomatico. Poi, secondo, ognuno ha il suo lavoro. Cioè, è chiaro che nessuno mette in discussione le sue scelte, tante volte abbiamo parlato bene delle sue scelte in corsa e fin dall'inizio, però la critica ci sta. Quando il mister dice che la stampa ternana vede sempre il bicchiere mezzo pieno, lui deve prendere anche atto però che la classifica e il freddo numero dice che hai fatto 18 punti in 18 partite. Poi è vero che hai perso solo con 4 squadre, allora io potrei ribattere, è pure vero che ne hai vinte solo 2. È una che si è messa a piangere. Quindi, I punti sono quelli lì. Non è quando il mister dice ma se non avessimo preso il 91esimo gol non so quanti punti in più avremmo, allora il 91esimo minuto vale come il terzo minuto, è un anche minuto il 40esimo. Gioco. Ma la sai la storia del nonno e del quantitativo di palle? Detto l'altra volta. Quindi Manini, lei che ne pensa, dottore ingegnere Gran Loop e Sapientone? Secondo me è meglio che non commento questa conferenza stampa, dico solo una cosa. I giornalisti possono sbagliare o indovinare, però di mestiere giudicano le partite e di conseguenza anche l'allenatore. Poi possono sbagliare, indovinare. L'allenatore di mestiere non è pagato per giudicare i giornalisti, lo può fare una volta, lo può fare più di una volta, che ne so, magari se si sente attaccato in modo grave, è successo, attendi, qualche allenatore si è difeso, qualche allenatore ha fatto bene, qualcuno esagera. Ma mi pare che Pochesci abbia subito critiche eccessive, visto che anche la posizione di classifica. Quindi non mi pare che fra i suoi doveri ci sia quello di parlare dei giornalisti. Giusto.